Saluti dalle macchie delle Coserie, nel comune di Cropalati, provincia di Cosenza. Questi sono solchetti per la coltivazione di cavolfiori e broccoli. Mano a mano che si finisce il pepe e anche le melanzane tardive, faremo altri solchi in maniera scadenzata, quindi non conviene piantare le piante troppo vicine, ecco, di tempo. Altrimenti si rischia di non poterli consumare, quindi facciamo, diciamo così, 3-4 solche e poi mano a mano che la roba finisce, vale a dire le melanzane, i pepi, i peperoncini, andiamo avanti a fare altri solchi. Anche nella parte alta ho fatto la stessa cosa, ho messo anche dei cavoli. C'è stato anche un bel lavoro di tagliaerbe in giro, che era diventata una foresta questa terra. Questa è la terra dell'erba. Si trova lo zigolo infestante, un'erba insidiosissima, non muore mai. Quindi quando si fa un pezzettino di terra, veramente, credetemi, solamente chi ci sta può capire. Ecco, vedete, un pezzettino di terra, tutta quell'erbaccia là, vedete. Qua ho fatto anche in maniera molto rifinita questo quadrato, sempre coltivato a broccoletti e a cavolfiori. Si distanziano più o meno, questa terra l'avevo già preparata qualche giorno fa. Si distanziano, vedete, le piantine a meno di 35-40 cm sulla fila. Meglio far arieggiare sempre le piante. Ecco qua. In queste terre si fanno nicchiette così, piccole ma ben gestite, ben curate. Solamente con la cura quotidiana si potrà ottenere un risultato in queste terre un po' difficili da coltivare. Però poi il sapore e proprio la bontà di questi ortaggi, io credo che sia proprio una delle migliori forse che io abbia mai assaggiato. Perché poi il risultato, ecco, è molto interessante in termini proprio gastronomici e di qualità. E vi saluto, adesso vado a mezz'oretta in un'altra parte, ancora ci vado una mezz'oretta di lavoro e poi rientro a casa. Ho raccolto già qualche cosa. Vedete le olive? Subisco sempre critiche sulle mie potature, ogni volta mi rombono, esperti di potature, però io ogni anno, vedete, produco le olive senza malattie e sempre cariche, dico, non c'è un anno che non me le portano, sia tutte quante, vedete che io, troppi intellettuali di potature, ma intanto le olive le produco io però, e che olive, vedete un po'. Ho anche fatto dei video di come si potano, ho avuto anche delle critiche abbastanza spinte qua, ma poi, come si vede, come potete notare, i risultati danno ragione a me, perché le piante non è che vanno potate per farle vedere belle, insomma, bisogna anche capirci qualche cosa. Certi potano per farle vedere belle, e non è così che si potano. Poi ogni potatura ha la sua logica, bisogna vedere cosa volete fare. Le potature dipendono da tante cose. Ok, vedete? Vedete voi, c'è neanche una mosca minima, che, anche perché io faccio delle esche naturali molto interessanti che nessuno vuole copiare in questa zona. E le mie olive, vedete, non c'hanno neanche una sola macchietta, dico. E loro fanno altre cose. Però se devono fare qualche amichevolmente, non è che lo fanno con cattiveria, qualche punzecchiatella, insomma, la si fa, ma poi vedete, insomma, vorremmo andare a vedere le olive di questi signori al momento come sono toccate, dico. Ma io ci rinuncio, tanto io non impongo niente a nessuno, io i video li faccio per chi ci vuole credere. Poi ripeto, io non è che sono il mastro per eccellenza, noi portiamo quello che possiamo fare, valutiamo quello che possiamo fare e trasmettiamo solamente quello che anche noi stessi impariamo ogni giorno, che non è che abbiamo l'esattezza
ogni giorno c'è sempre una curiosità. Beh, vi saluto e ci sentiamo nella prossima occasione.